tutti, oggi andremo a provare questo Android TV Box Minix Neo U9H. Come avete notato, ho anche appena montato l'antennina esterna wireless per avere una maggiore ricezione, anche se non è proprio nettamente necessario, perché all'interno monta una connettività Wi-Fi dual band 802.11ac, oltre vabbè il Bluetooth, con tecnologia MIMO, quindi avremo una connessione sempre stabile e soprattutto anche a distanze elevate. Qui davanti abbiamo il ricevitore infrarossi per il telecomando che troviamo in dotazione, telecomandino molto basilare con i comandi accensione, i vari controlli e controllo anche del volume, e qui a fianco il piccolo LED blu. Qui invece ci sono le connettività, con il tasto power che è l'accensione standard, le tre USB più l'entrata micro SD per le varie memory che andremo a inserire, OTG addirittura, che possiamo sfruttarla anche come quarta addirittura USB, quindi direi che è una funzione piuttosto comoda, oppure anche in casi estremi, se si dovesse bloccare il TV Box, possiamo andarci a flashare un firmware direttamente andando a collegare la micro USB, e questi cavi sono in dotazione come avete visto anche dall'unboxing. E invece qua sopra abbiamo il Kensington Lock, che praticamente, come su tutti i nuovi portatili, è praticamente un cavetto che andremo a inserire qua all'interno con relativo lucchetto per evitare che ce lo rubino. Qui sul retro l'entrata per le cuffie, il microfono, l'HDMI, l'uscita ottica, LAN, e qui a fianco l'alimentazione che è addirittura da 3A. Insomma, tutte le caratteristiche sono all'avanguardia, ma sarà veramente così? Adesso non ci resta che andare a provarlo. Eccoci qua, dopo aver collegato il tutto, questa è la prima schermata principale dove troviamo il launcher Minix, che vi faccio vedere facendo una swipe dal basso verso l'alto si attiverà la barra di navigazione con vari controlli, invece dall'alto verso il basso la classica barra di stato come troviamo anche sugli smartphone. Poi vi ho lasciato che adesso andando a premere il tasto home vi fa scegliere quale launcher utilizzare. Se noi andiamo a utilizzare il launcher 3, qui lo chiama così, ci sarà un launcher come sugli smartphone, uguale identico, con il suo drawer e tutte le varie applicazioni. Adesso torniamo sul launcher proprietario, torniamo su Minix Metro e vi faccio vedere nelle impostazioni che cosa abbiamo. Oltre a una rete wifi ottima, abbiamo la possibilità anche di attivare l'HDR, che in questo momento l'ho lasciato automatico, e andando nelle impostazioni avanzate vi faccio vedere la versione, come vedete questo è come Android stock. Info sul telefono, vediamo che la versione Android è la 6.01 con le patch di sicurezza aggiornate ad agosto 2016, che se noi andiamo ad aggiornare il firmware parte un software proprietario che ci dice che abbiamo a bordo la versione di 16 febbraio 2017, quindi abbastanza aggiornata, anche se le patch, e come abbiamo visto prima, non coincidono. Se noi andiamo a verificare gli aggiornamenti, al momento non c'è nulla, quindi direi che questa versione è molto stabile. Torniamo indietro, andando tra tutte le applicazioni, abbiamo tantissime applicazioni già preinstallate, praticamente sono come dei cloni una con l'altra, come il Miracast, AirDroid, AirPin, che ve ne faccio vedere una, per esempio AirPin, che come potete vedere in alto c'è AirPlay, AirTunes, praticamente emula il software originale Apple per consentire il mirroring del telefono. Io vi faccio vedere che ho un S7, come funziona andando in galleria. Se adesso vado ad aprire una foto, come vedete qua, vado a fare condividi
In basso a destra abbiamo vedi contenuti su Smart TV. Premiamo, adesso che ho già configurato, andiamo su ATV 14, premiamo e automaticamente sulla TV si vedrà quello che vediamo nel telefono. In questo caso solo le foto. Andando a scorrere, gli diamo un pochino di tempo e automaticamente si vedrà sulla TV. Beh, direi molto comodo se vogliamo far vedere torniamo dalle vacanze, vogliamo far vedere i nostri amici le nostre foto che abbiamo sullo smartphone e possiamo comandare la TV dal telefono. Su tutte le applicazioni abbiamo tante applicazioni, ovviamente per la riproduzione video, YouTube, sempre molto fluido, funziona molto bene. Ve le faccio vedere un po' a random, tanto sapete che lo streaming su questo TV Box è veramente ottimo. Ho anche installato Prime Video, riuscendo a vedere svariate serie TV. Adesso ne apriamo una a caso, abbiamo l'episodio 1 e vedete com'è anche abbastanza veloce. Non ho neanche una connessione esagerata, ho una 20 mega, però se la cava piuttosto bene. Adesso ho proprio preso una serie TV tutta buia, tutta scura. Vabbè, eccola qua, qualcosa si vede, dai, non è neanche male. Usciamo e vi faccio vedere Kodi, che la versione già installata su è la versione 17, che si collega automaticamente al Play Store. Quindi quando ci sarà un aggiornamento, noi basta che andiamo nel Play Store e si aggiornerà. Cosa molto comoda che su altri TV Box testati non mi è mai capitato. Adesso apro, per dire, un film 4K. Come vedete, questa è una funzione di Kodi aggiornato. Ci chiede se vogliamo riprendere da dove abbiamo finito di guardare, dove abbiamo messo in pausa l'ultima volta, oppure ricominciarlo. Se ne facciamo riprendi, adesso il mio contenuto è su chiavetta, quindi può esserci qualche buffering iniziale, anche se è durato veramente poco, e funziona molto ma molto bene. Che adesso io volevo farvi vedere, intanto è in riproduzione sotto nello sfondo. Andando nelle impostazioni ho anche notato delle ottime temperature, sembra un TV Box molto chiuso che non riesce a dissipare bene l'aria. Invece potete vedere che l'utilizzo della memoria non arriva neanche un giga e sta lavorando un video 4K, e come temperatura 47 gradi. Praticamente dopo un'oretta di video è sempre stabile sui 50-52 gradi, testato anche con CPU-Z. Quindi temperature ottime. Ora ho collegato il gamepad dell'Xbox 360, ovviamente collegato USB, e ho aperto Real Racing 3. Adesso facciamo una breve partita veloce. La qualità non è proprio massima, si vede leggermente pixelato e scatta leggermente. Questa scheda video qua, la Mali 820, non è proprio eccezionale per i giochi, sicuramente non come i video, però utilizzo gaming, almeno sto provando Real Racing 3, che è uno dei giochi più pesanti al momento, e funziona anche piuttosto bene. Adesso lo andiamo a spegnere, premiamo qua, ci chiederà se mettere in stand by, riavviarlo o spegnerlo. Spegniamolo. Beh, arrivando alle conclusioni, questo TV Box Mini mi ha soddisfatto proprio a pieno, sempre fluido, reattivo, risponde sempre ai comandi, non si blocca mai, riproduzione video ottima, e si può anche giochicchiare un pochino, però il prezzo è una nota dolente, 155 euro la versione con il telecomando base, perché ci sono anche altri due telecomandini A2 Lite e A3 che mi hanno lasciato in prova, che farò un altro video. Però così tanti soldi per un TV Box del genere sicuramente non sono giustificati. Ok gli accessori, ok tantissime connettività, il Bluetooth, 4 porte USB praticamente, perché abbiamo 3 porte USB più l'OTG
che potrebbe essere utilizzata come altro USB. Direi che l'unica cosa bocciata è sicuramente il prezzo. Comunque, per qualsiasi altra informazione, io rimango comunque a vostra disposizione e alla prossima su YouWin Blog.